Stefania Borrelli, sono psicologa e psicoterapeuta sistemica e sono formata al Centro Milanese di Terapia della Famiglia e ho conosciuto la dottoressa Giordano in occasione di un master che ha tenuto proprio qui al centro sulla terapia sistemica di gruppo. Sono molto felice di essere qui per parlare del loro libro perché è un libro che abbiamo aspettato tanto e accolto con molto entusiasmo. Ok, io sono Veronica Pulino, sono psicoterapeuta formata al Centro Genovese di Terapia della Famiglia, ma sono stata un po' accolta dal Centro Milanese, in particolare dalla dottoressa Giordano. E sono molto emozionata. Ok, vorrei iniziare con la presentazione del libro. Il libro Terapia Sistemica di Gruppo. Ve lo vorrei presentare come un viaggio di due esploratori, o come ci ha un po' detto anche Luigi Boscolo e anche un po' definiti Luigi Boscolo, due pionieri. Questi due esploratori si sono, con curiosità, con coraggio, si sono inoltrati in terre sconosciute, provando delle forti emozioni e poi a un certo punto hanno deciso di condividere con noi questo pezzo, no? Questo apprendimento che hanno fatto con questo preziosissimo libro. Vi presento questi due esploratori, il dottor Marco Curino, psicoterapeuta sistemico, per anni si è occupato e ha lavorato presso i servizi di neuropsichiatria, tutela minorile. E ha condotto tanti gruppi, no, terapeutici, no, tanti gruppi sistemici. La dottoressa Cinzia Giordano, psicoterapeuta sistemica, docente, formatrice del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, si occupa appunto di master di terapia familiare e di terapia sistemica di gruppo. Nel presentarvi questo viaggio mi piacerebbe appunto raccontarvi un po' da dove sono partiti. Sono partiti da una strada asfaltata, da una base sicura, che è quella appunto della terapia sistemica, della storia proprio della terapia sistemica, del Milan Approach. E da lì hanno cominciato a battere dei nuovi sentieri, sentieri sconosciuti, e quindi anche molto complessi. Il dottor Schinco, che ha curato la presentazione del libro, ci ha dato una definizione, il gruppo come sistema con preistoria, trovando con questa proprio definizione la connessione con la terapia sistemica di gruppo. Ci invita infatti a riflettere su quanto l'individuo, la famiglia, ma anche la comunità appartengano a un sistema, una realtà sistemica più complessa. E forse l'approccio alla terapia sistemica di gruppo è quel pezzo che un po' ci aiuta come forma di aiuto, che ci aiuta a tener conto della complessità. Bene. Come ce lo presentano il gruppo? Il gruppo lo definiscono come un sistema composto da sistemi. Ci parlano di un gruppo in cui l'individuo si presenta con la sua identità storica, con la sua identità relazionale, con la sua identità processuale e non si chiude in questa identità, ma costruisce insieme agli altri un'altra identità, che è quella dell'identità del gruppo, no? Arriviamo un po' a quell'idea no, il gruppo è maggiore della somma delle sue parti, va a costruire appunto questa identità molto forte in cui l'individuo non può essere visto come un elemento scisso di questa identità più grande. E quindi la complessità, quindi l'autoreferenzialità, quindi l'autonomia dei sistemi, cioè tutti questi elementi che contribuiscono alla crescita del gruppo e anche a tutti i processi di trasformazione del gruppo. E questo è uno spazio, no? Un punto di osservazione che ci danno. Dall'altro lato, soprattutto è molto importante per i terapeuti, ci aiutano a guardarlo dal punto di vista del terapeuta sistemico, no? Ci dice, ma come si fa?
E quindi ci invitano a riflettere su questa danza che viene fatta dentro e fuori dal gruppo, questo occhio vigile, no? Che è attento a tutti quei sistemi, a tutti quegli schemi ripetitivi, quegli schemi ricorsivi su cui, no, bisogna andare a fare l'intervento, tenendo sempre conto che l'intervento si deve connettere un po' con le identità di tutti. No? E quindi il compito del terapeuta è quello di co-costruire la storia del gruppo, ma aiutare anche i membri del gruppo ad ampliare le proprie mappe personali. Un casino. Questa cosa qui è veramente complessa, no? E allora loro ci danno una strada, che è la strada della semplicità, ma della semplicità c'è del perdersi proprio, del perdersi e ritrovare nuove strade. Ma noi siamo curiosi di capire come si fa questa cosa, quindi adesso vi faremo un po' di domande per capire un po' questo pezzo qui. La prima domanda che vi voglio porre è proprio questa. Voi siete, vi abbiamo descritto come i pionieri della terapia sistemica di gruppo, quindi siete i primi, così, no? Che avete scritto un libro su questo argomento, e nelle prime pagine del libro ci descrivete quasi come i sistemici si siano approcciati, no, alla terapia di gruppo con timidezza. E quindi mi veniva da chiedervi, ma il vostro è un tentativo audace di superare questa timidezza qui? Facciamo delle... Ci fa molto piacere sentirci descrivere come i primi, probabilmente, sicuramente siamo i primi in Italia ad aver cercato di teorizzare e far passare non solo attraverso la teoria ma anche attraverso gli strumenti e l'esperienza soprattutto, la passione che ci abbiamo messo in questo lavoro e speriamo che il lavoro che abbiamo fatto noi possa essere d'aiuto anche per altri colleghi che vogliono approcciarsi alla terapia di gruppo sistemica. Abbiamo approcciato con un ambiente dove c'era davvero poca bibliografia, non siamo i primi in assoluto, però c'era poca bibliografia, soprattutto in italiano quasi niente se non pochi articoli, di colleghi comunque anche importanti, ad esempio anche Mosconi, direttore del Centro Padovano di Terapia della Famiglia, ha scritto alcuni articoli sulla terapia sistemica di gruppo, però poco in modo frammentato. C'è un libro invece americano che parla di terapia sistemica di gruppo, però ecco, sì, era tutto molto scarno, no? Questo è vero. E quello che noi abbiamo cercato di fare è timidamente forse, no? E il tempo in cui ci abbiamo messo a scriverlo, alcuni di voi lo sanno, è davvero molto, ma anche perché ci siamo permessi di perderci, come diceva Veronica poc'anzi, per poi ritrovarci man mano, no? Siamo partiti da una base sicura che è la terapia sistemica, l'abbiamo analizzata, conosciuta, sperimentata. L'abbiamo sperimentata in modo particolare all'interno della terapia di gruppo, dove davvero Boscolo ci ha definito ancora anni fa come i pionieri, ma pionieri perché probabilmente cercavamo anche di teorizzare quello che stavamo vivendo, facendo. E non so se i sistemici sono timidi nell'affrontare la terapia di gruppo, perché è complessa, no? Perché ci sono, come diceva Veronica poco fa, è un casino per certi versi, cioè la complessità a cui andiamo incontro è davvero ampia, perché noi quando lavoriamo non consideriamo la somma di 8 persone mediamente che stanno nel gruppo, ma consideriamo anche tutte le storie che ci sono dietro le loro persone e come queste si intersecano nel gruppo e con noi come membri del gruppo, sebbene terapeuti, no? Perché comunque ci giochiamo, sentiamo le nostre risonanze, viviamo le nostre emozioni e dobbiamo sapere che cosa farne di queste emozioni, no? Non possiamo solo scaricare la responsabilità sui membri del gruppo perché appartenenti al gruppo, ma ci mettiamo in gioco e la giochiamo con loro. Non so quindi se questa timidezza sia dovuta alla complessità. Noi abbiamo iniziato
abbiamo cercato di iniziare a dare un senso, no? A dare degli strumenti. Questo libro vuole essere anche un modo per iniziare a mettere una pietra, rispetto alla quale poi ancora tanto si può fare, però almeno un primo passo, no? Iniziamo a confrontarci con un qualcosa. Non so se si ritrovi. Sì, io credo che pionieri è un po' incoscienti, nel senso che come sistemici eravamo perfettamente coscienti quanto un singolo sistema familiare fosse assolutamente il luogo di un'enorme complessità di relazioni. Mettersi in gioco con 8 sistemi, essendo consapevoli che ognuno di quelli era un'enorme complessità e che quindi una cosa che viene detta a una singola persona in un gruppo acquisisce 8 significati diversi alla luce di 8 contesti, significava avere un bel livello di incoscienza. Una volta che ci siamo tuffati, abbiamo cercato di cadere in piedi e di attrezzarci con degli strumenti che ci permettessero di sgarbugliarci da questa complessità. Sono serviti strumenti molto complessi per arrivare a gesti molto semplici, no? E quindi una base epistemologica, tecnica, una preparazione molto elevata per poter arrivare poi a gesti che ha avuto l'esperienza dei nostri gruppi, ha vissuto credo con enorme semplicità e enorme naturalezza, no? E noi abbiamo cercato di trasferire un po' di questa complessità e un po' di questa semplicità dentro il libro perché fosse una base di ragionamento da cui partire per approfondire tanto. Avete parlato di famiglia in questo momento in relazione alla complessità, anzi di famiglie. C'è una frase con cui inizia il libro che è: la famiglia è il punto di partenza, il punto d'arrivo di questa strada. Ci piacerebbe sapere che significati ci sono per voi in questa frase. E se è un pochino il filo conduttore per chi legge il libro, che può esserlo. Sì. È sicuramente il filo conduttore per noi, partendo come terapeuti familiari, almeno come formazione. La famiglia è un punto di osservazione particolare attraverso cui abbiamo imparato a ragionare sulla formazione di un essere umano, delle sue risorse, delle sue possibilità e dei suoi limiti. In questo senso le dinamiche che noi abbiamo riscontrato nella relazione familiare, che è una relazione di enorme importanza proprio per la sopravvivenza di un essere umano, abbiamo visto che si replicano con certi livelli di complessità e con alcuni fenomeni un pochino differenti anche nella dimensione del gruppo. Quello che poi l'apprendimento che avviene nel gruppo, quello che è l'esperienza che viene fatta nel gruppo, deve poi comunque essere ricondotta all'ecosistema e quindi alla famiglia, al nucleo di altri significativi, no? Che abitano la nicchia relazionale di una persona, e quindi in qualche maniera anche qui nell'operare all'interno del gruppo dobbiamo sempre avere in mente quello che poi verrà trasferito a livello della famiglia, perché sbilanciare anche quegli ecosistemi significa avere dei costi e dei disequilibri. Quindi è vero, partiamo dalla famiglia, ci perdiamo in un livello di complessità e poi torniamo alla famiglia e dobbiamo davvero tornare anche qui alla semplicità, anche perché la terapia deve servire per vivere, non è che la vita serve per fare terapia, quindi bisogna che poi sia traducibile in vita. Sì, noi poi partiamo dall'idea che appunto in qualità di sistemici la famiglia è il luogo primario nel quale si forma, no? Si inizia a formare l'identità. Prima accennavate a una parte dei discorsi che abbiamo sviluppato nel nostro libro riguardanti l'identità. E quello che abbiamo notato è che questa identità, che alcune volte si cristallizza, no, all'interno dei propri vissuti fuori dalla terapia, poi nella terapia vengono rievocati e riproposti in quanto problematici o in quanto rigidi come struttura, no? Non solo, nel contesto della terapia di gruppo, quello che spesso accade è che i terapeuti e il resto del gruppo tendono ad assumere dei ruoli tipici di
familiari, no? E di conseguenza è possibile sperimentare nel gruppo alcune dinamiche che si erano incestate a livello familiare, a volte sbloccarle e quindi poi riportarle nel contesto familiare in modo nuovo, con un'esperienza differente. Così come invece in altri momenti si capiscono delle cose, si vivono fuori e poi vengono riportati i risultati in terapia, no? Quindi c'è sempre un'oscillazione tra un dentro e un fuori, dove comunque il livello familiare in qualche modo è riprodotto, anche solo nelle nostre premesse, no? Non so se è chiaro. Sì. Ok. Parlavate del gesto semplice, cioè il gesto semplice come esito però di un processo complesso, e a monte di questo processo complesso ci stanno un po' le premesse epistemologiche e quindi le mappe, no? Anche la teoria che in qualche modo ci appartiene come sistemici. Mi chiedevo qual è proprio parte, no, della teoria vi siete tenuti come bagaglio importante. E quindi quale mappe avete utilizzato per sfidare questa complessità come sistemici? Come dicevi prima, abbiamo fatto un viaggio che è partito da alcune certezze, tra virgolette, sistemiche, no? Noi siamo partiti dalla Messy Conference come idea, quindi da un insieme di persone, personaggi, con formazioni completamente diverse, antropologi, ingegneri, cibernetici, quindi matematici, psicologi, psichiatri, eccetera, che si sono uniti con l'idea che superando la propria visione rigida della dimensione che stavano affrontando, potevano arrivare a integrare ognuno le proprie mappe costruendo qualcosa di nuovo. E questo hanno saputo fare e noi sistemici partiamo da lì. Come sicuramente nel nostro lavoro importanti sono stati, ne cito alcuni, importanti sono stati Maturana e Varela, come più Heinz von Förster, Bateson ovviamente, però siamo andati anche a riprendere alcune questioni di Freud piuttosto che di Piaget, no? Cioè abbiamo voluto mantenere quell'apertura che da antichi sistemici, gli antichi sistemici ci hanno insegnato ad utilizzare, no? Uscendo un po' dal pregiudizio che dovevamo solo guardare cos'era strettamente sistemico, ma cercando un po' di influenzare le nostre mappe, così come altri prima di noi avevano saputo fare, riuscendo poi a sviluppare dei grandi pensieri, delle grandi idee che tuttora a noi sono utili. Mi sento soltanto di citare ancora uno dei nostri nonni, che in qualche maniera riteniamo particolarmente importante, che è Heinz von Förster, perché in qualche maniera il suo imperativo etico, che recita esattamente così, opera in maniera da aumentare il numero delle scelte possibili. Noi lo consideriamo un po' quello che è la nostra bussola dal punto di vista terapeutico, quello che è il nostro criterio di salute, di obiettivo. Le persone devono entrare in terapia con un certo numero di scelte, devono uscire con un altro numero di scelte più grande del primo. Questo onorando anche l'idea molto sistemica che il cambiamento che andiamo a produrre non è predicibile, non vogliamo forgiare persone tutte uguali, ma vogliamo mettere le persone in grado di poter scegliere quale sarà la loro strada. No? E credo che questa bussola, che è proprio un criterio, un termometro che ci aiuta a capire quanto siamo lontani o quanto ci avviciniamo al risultato, c'è molto utile nei momenti, ed è quello che poi ci aiuta anche a capire se ci serve Bateson, Freud, se ci serve von Glasenfeld, se ci serve noi ci siamo altro, permessi, no? Di considerarli tutti, no? Poi ovviamente al bisogno, anche vostro Libertando con i tempi del tempo, piuttosto che appunto come Bosconi con l'elenco dei suoi fattori specifici per la terapia di gruppo che utilizza in ambito più psichiatrico, piuttosto che Check-in, no? Quella sua curiosità, i pregiudizi.
cioè, sono tanti i personaggi dai quali siamo partiti. Nel libro citiamo il Mago di Oz, no? Siamo partiti da lì per intraprendere un viaggio alla ricerca di una meta, del capire un qualcosa, e poi ci siamo resi conto, quando siamo arrivati alla fine del nostro viaggio, che quello che avevamo imparato, l'avevamo imparato e lo stavamo, l'avevamo fatto nostro già durante il percorso, no? E forse è finita solo una tappa del viaggio, nel senso che ci rendiamo conto che ancora tanto si può dire, ancora tanto si può approfondire. Sicuro è stato un viaggio che ci ha permesso di iniziare a modificare le nostre mappe, che ci ha permesso di iniziare a anche cambiare in alcuni casi le nostre mappe e sicuramente ad arricchirle. No? Questi cambiamenti in qualche modo li possiamo legare al concetto di cui parlate nel libro di identità storica, relazionale e processuale. Come la intendiamo all'interno di un gruppo? Cioè, quali sono queste identità? Come si manifestano? Sì, forse vale la pena per chi ci ascolta di focalizzare un pochino un nocciolino originario da cui partiamo e che definisce poi il nostro concetto di identità. Intanto ci diciamo, l'identità è qualche cosa che potremmo definire come l'autodescrizione che ci aiuta a rendere prevedibile la nostra relazione con il nostro mondo. Detto così, sembra una roba un po' astrusa, concretamente c'è un bambino che deve capire cosa gli succederà domani, se vivrà o morirà, perché è piccolo e dipende per la sua vita e per la sua morte da alcuni adulti. Essendo che è appena nato e che non basta a se stesso, non conosce questi adulti. Okay? Però è in grado di registrare delle costanze nel loro comportamento in relazione a quello che lui sta producendo. Dico mamma, quella lì si avvicina e mi sorride. Ok? Collezione di queste costanze che il bambino va registrando e connettendole con la sua capacità di sopravvivenza, con il rischio di pericolo proprio dal punto di vista biologico, concretamente un bambino sopravvive se ha vicinanza e amore, non sopravvive se ha solitudine e abbandono. Ok? Pian piano quel bambino incomincia a capire che certi propri comportamenti producono vicinanza, sopravvivenza, alcuni altri comportamenti producono solitudine. Siccome quella famiglia che ha certe idiosincrasie produce vicinanza o distanza in una certa maniera, ma è per quel bambino il 100% della sua esperienza di mondo, allora quel bambino può legittimamente credere che tutto quello che sta imparando è una regola del mondo, non della sua famiglia. Okay? Gradualmente dalla sopravvivenza biologica si passa a una sopravvivenza relazionale. No? All'inizio dipendo dalla mamma per una rassicurazione sul piano fisico perché mi dà da mangiare, poi il suo sorriso è per me collegato all'alimentazione, al cibo, alla rassicurazione, quindi quella vicinanza e quel sorriso mi rassicureranno senza che sia necessario che mi dia proprio da mangiare. Il problema è che le cose vanno in maniera diversa a seconda dei vari contesti. Ad esempio c'è una mamma che se un bambino va bene a scuola si disinteressa da lui e si dedica ai lavori di casa perché il bambino va già abbastanza bene. Mentre quando quel bambino ha un problema scolastico, la mamma gli si avvicina. Siccome il bambino è fatto per produrre vicinanza, esistenza, allora quel bambino imparerà, se vado male a scuola esisto di più. E quel comportamento è perfettamente adattivo relativamente a quella famiglia. Il problema è che non è adattivo nel resto del mondo e non è adattivo quando questo bambino ha 30 anni e viene licenziato e mette in pericolo la propria autonomia. Nel gruppo si cerca di rimettere in gioco questo tipo di apprendimenti che sono molto solidi, molto premianti, molto importanti perché ci tolgono, ci danno una prevedibilità. Vengono rimessi in gioco, vengono resi nuovamente fluidi
È come se si riattivasse veramente l'apprendimento di nuovo. Perché in fondo il gruppo è una nuova famiglia, è un gruppo da cui dipende anche la tua sicurezza. Sono tante persone che se si arrabbiassero tutti con te, forse saresti in pericolo, no? E quindi in qualche modo va a toccare proprio come pressione relazionale parti molto profonde dell'essere umano e riattiva un'attenzione rispetto all'ambiente che è estremamente elevata, tipica del bambino in condizioni di dipendenza. Okay? Quindi questo è più o meno il meccanismo in cui l'identità viene messa in gioco, riaggiornata, attenzione, non dicendo ciò che hai imparato è sbagliato, ma era vero là e allora, in quel contesto, qui e ora, non è vero dappertutto, potrebbe essere diversamente, vediamo se è ancora adattivo oppure no. Quindi processuale come riattivazione. Assolutamente. Sì, c'è un recupero della dimensione processuale in terapia che permette, attraverso la dipendenza, così come il bambino era dipendente dalla mamma allora, c'è una fase in cui il membro del gruppo si sente di dipendere un po' dal gruppo, no? Cioè si ricreano quelle dimensioni che permettono di rimettere in gioco nuovi apprendimenti, in qualche modo. Quindi si esce da una realtà cristallizzata per riproporsi in un modo più fluido e quindi più funzionale. Intervengo io per dire che dall'esterno arriva un messaggio che è di complimenti per il libro. Poi una domanda è in che modo nella terapia di gruppo si traducono, traducete le tecniche di conduzione della seduta, con particolare riguardo alle domande triadiche, per esempio. Sì, le domande, ecco appunto, stiamo andando a riprendere alcune tecniche, entriamo un po' nello specifico, no? La terapia sistemica nasce come terapia familiare, quindi le domande triadiche che in un contesto, quando abbiamo davanti la famiglia, vengono fatte in un certo modo, facendo anche riferimento a situazioni e contenuti che si possono verificare nel contesto familiare fuori dalla seduta, ovviamente non possono essere riprese tali e quali all'interno del contesto di gruppo, no? Non potrò dire, riprendo un po', come cosa fa la mamma quando il papà esce, perché ovviamente questa domanda non ha nessun senso. Però può avere senso chiedere, secondo te come si sente Luisa quando Francesco dice questa cosa, no? Come può essere rivissuta, che emozioni prova, quindi rimanendo nel qui e ora della terapia. Poi ognuno, rispetto a questa ipotetica domanda triadica, si porta a casa, no, i suoi vissuti, le sue risposte, e fa i conti con queste, ed è possibile che poi in una seduta successiva torni con un'elaborazione di un pezzo suo. Ti trovi? Sì. A proposito dei fenomeni invece che osservate all'interno delle terapie di gruppo, ce ne sono alcuni che sembrano somigliare, o sembrano, a quelli che ha già individuato Yalom, ma che comunque poi sono letti in un'ottica sistemica, quindi sono differenti. Ce n'è qualcuno che avete osservato più spesso, o comunque che ha un peso particolare all'interno della terapia di gruppo? Proprio sia come una delle cause, cioè uno dei modi per individuare quale può essere la problematica della persona, ma è anche un modo poi per uscirne. Ad esempio possiamo pensare all'altruismo, no? L'altruismo è il quarto degli 11 fattori terapeutici che Yalom cita. L'altruismo in un gruppo di terapia può manifestarsi e di per sé ha una concezione assolutamente positiva. Rispetto ai gruppi che noi abbiamo condotto, ci siamo resi conto che ad esempio questo fenomeno non sempre è positivo, perché per alcune persone è una trappola l'altruismo. L'essere molto altruisti è un ottimo modo per non pensare a se stessi, no? Per alcuni. Quindi in quelle situazioni
proprio nel contesto terapeutico abbiamo bisogno di legittimare anche un sano egoismo, ad esempio, no? Uso il sano perché l'egoismo di suo ha una accezione solitamente negativa, no? Invece non è vero, non è detto che sia per forza così. Oppure il quinto degli 11 fattori di Yalom è la ricapitolazione correttiva del gruppo primario familiare, dove noi non riteniamo che ci sia una ricapitolazione correttiva, cioè non stiamo andando a correggere niente, nessuno nel nostro lavoro, no? Sì, anche perché noi riteniamo che ci sia una verità, ci sono mappe più o meno verosimili, e anche questo è un concetto estremamente fondato nella sistemica, no? Quando si ragiona sul fatto che la mappa non è il territorio, che la mappa deve essere utile, no? La ricapitolazione correttiva da questo punto di vista viene vista per noi come una rinarrazione, per esempio, come una rievocazione e una riattivazione. Noi parliamo di family reenactment, no? Che è la maniera in cui dentro nuove relazioni vengono riattivate quegli schemi che sono stati premianti, vincenti, e vengono rinnovati, affidando a ognuno dei membri del gruppo uno dei ruoli che erano tipici di una scena primaria. Quello che ci interessa non è dire che c'è un modo vero, un modo giusto, ma incominciare a far passare l'idea che ci sono vari modi adeguati per descriversi quella situazione, adeguati a vari contesti. Questo passa in maniera poi molto semplice, dicendo bene, funzionava così, guarda caso qua funziona in un altro modo, ma potrebbe funzionare in un'altra maniera, e questo implica un'apertura all'apprendimento, no? L'obiettivo è passare il metodo, non tanto dirti, come forse intendeva Yalom, ti insegno io qual è la verità, ma ti insegno a trovarti le verità che ti sono utili e che sono capaci di orientarti in modo adattivo rispetto all'ambiente che vai a incontrare. Ritornando a una delle vostre domande precedenti, in questo caso ad esempio sicuramente ci supporta con Foster quel suo principio etico, no? Ampliare il numero delle possibili scelte, quindi questa noi la consideriamo libertà, e dentro l'ampliamento del numero delle possibili scelte, essendoci libertà, c'è anche uno stare bene, uno stare meglio. Se io posso scegliere, sto meglio rispetto a sentirmi costretto in una situazione. Ne bastano due, onestamente. Posso fare una domanda su questo? Scusate, propongo, mentre ascoltiamo la domanda da Federico, di mettere il volume in favore di telecamera, così chi ci sta seguendo familiarizza anche con la copertina. Sì, la domanda è perché a un certo punto avete parlato del lavoro sulla relazione qui ed ora all'interno del gruppo, e poi invece del family reenactment, quindi del riferimento alle famiglie di origine. Ci sono delle regole nella danza tra appunto il lavoro dentro e fuori la famiglia, invece quello che sta succedendo nel gruppo in quel momento, eccetera, dei punti di riferimento in questo spostarsi? In questo perdersi e ritrovarsi? Io credo che un buon terapeuta sistemico, dico io perché non, però credo di poter dire, debba essere capace di effettuare una continua oscillazione tra il dentro e il fuori, no? Tra la qui ora della terapia e l'allora di un tempo anche diverso. Noi parliamo di scacchiere multiple, no? Lavorare su più scacchiere significa poter lavorare su un tempo passato, sul qui e ora del tempo presente, o anche in prospettiva i cambiamenti servono anche per un tempo futuro e non solo presente, se poi sono funzionali e varrà la pena utilizzarli ancora oppure verranno cambiati. E poi c'è, quindi c'è un'oscillazione nel tempo e c'è un'oscillazione tra il dentro e il fuori. Credo che non ci sia il bigino, no? Da dover seguire, adesso dobbiamo far così, adesso dobbiamo far così. Però si deve sviluppare una sensibilità terapeutica rispetto a questo.
ho esordito dicendo il perderci, nel senso che questo lo dobbiamo avere la sensibilità davanti al gruppo di capire dove dobbiamo stare in quel momento e perché, nel rispetto di tutti i partecipanti, no? E rispetto a questo ci aiuti a introdurre un altro elemento che è la gestione del timing dell'intervento, no? E noi sappiamo che non dobbiamo fare le cose con una certa scadenza, ma dobbiamo rispettare i tempi di tutti. Quindi se siamo preoccupati che per qualcuno un certo tempo del nostro intervento ipotetico possa essere un tempo non adeguato, o piuttosto freniamo, no? Aspettiamo, chiediamo al gruppo di fare lo sforzo di rallentare un pochino tutto nel rispetto di uno o di alcuni membri del gruppo. Quindi ecco, c'è una sensibilità terapeutica da questo punto di vista, un'attenzione al contesto, anche perché noi ci muoviamo in modo da una parte delicato, questo non vuol dire delicato, non vuol dire superficiale, a volte si entra anche a gamba tesa in una situazione se ce n'è bisogno, però devi valutare la situazione, ma anche proteggendo, perché comunque le persone all'interno del gruppo in alcuni casi vanno anche proprio protette, no? Alcune volte rischiano di aprirsi troppo velocemente, quindi è il momento di frenare il loro intervento. Quindi sto parlando di due aspetti diversi, il frenare il nostro intervento nel rispetto di tutti, ma a volte aiutare anche le persone a frenare la loro apertura, se questa le può mettere a repentaglio. Ti ho risposto su... Ho allargato un po' il discorso. Mi veniva ad aggiungere una piccola cosa, no? Siccome noi sappiamo che stiamo giocando comunque su scacchiere multiple e che una mossa effettuata su ognuna di queste scacchiere corrisponde a una mossa fatta anche sulle altre scacchiere, che noi lavoriamo sul presente simbolico, quindi sullo spazio terapeutico, sul presente di vita che le persone hanno anche all'esterno del gruppo o sul passato delle persone, noi sappiamo che ogni mossa, ogni operazione rinarrazione che noi facciamo su un passato avrà un effetto sul presente e anche sull'aspetto relazionale terapeutico, quindi sul presente simbolico. Su questo si crea per il terapeuta un enorme spazio di libertà e di serenità, perché posso lavorare su qualunque, sulla scacchiera più comoda, a patto che io sia continuamente consapevole che sto muovendo dei pezzi anche sulle altre scacchiere. Credo che questo sia il pensare complesso, no? E di tanto in tanto è bene che io possa ricollegare ed esplicitare quello che sta accadendo, le implicazioni che ci sono anche sulle altre scacchiere, però anche con la grossa libertà di poter scegliere la più comoda, quella che è più vicina alla sensibilità dell'interlocutore in quel momento. Più accessibile. Più accessibile, sì. Ok. In questo momento mi sembra che ci avete un po' parlato della complessità rispetto alla conduzione del gruppo, no? Però pensavo anche ai passaggi preliminari, quindi alla costruzione del gruppo, quindi alla costruzione del buon clima del gruppo. E riprendo un po' la vostra metafora, no? La metafora del contadino. E quindi un po' le fasi che avete segnato, no? Come quindi scegliere il terreno, lavorare il terreno, seminare, germogliare, e i trucchi del contadino. E ci piaceva capire come facciamo noi a diventare dei bravi contadini, come, che cosa dobbiamo fare per diventare dei bravi contadini. Facciamo la premessa, non lo so. le metafore nei sistemi ci piacciono, quindi perché non utilizzare una metafora? Sì, no, pensavo che in realtà noi non sappiamo come si fa, abbiamo trovato alcune nostre soluzioni. Credo che però ogni contadino ama coltivare, ha degli strumenti, ha una personalità e deve necessariamente declinare quello che noi abbiamo fatto secondo uno stile personale, no? Per cui probabilmente quelli che sono gli strumenti che per noi sono consoni, che per noi hanno un certo tipo di impatto,
sono quelli che sono buoni per noi. Noi li proponiamo, se qualcuno sono utili possono essere importanti, però crediamo anche che ognuno deve costruirsi i propri strumenti per certi versi, no? E non dobbiamo innamorarci degli strumenti, gli strumenti sono utili finché sono utili. È vero che però è importante, alcune cose sono importanti in generale, come dire, chi mi insegnava, il dottor De Pere che mi insegnava a fare terapia familiare, mi disse un giorno, guarda, puoi fare quello che vuoi se sai quello che fai, no? Forse è importante avere consapevolezza di quello che andiamo a fare, avere consapevolezza di ciò, del perché scegliamo quel terreno, quell'epistemologia, quella forma di gruppo, quei passaggi. Non ci possiamo permettere di essere inconsapevoli sulle cose, no? Una volta che io so perché sto facendo, sono anche in grado di imparare e di capire se quello che sto facendo è effettivamente utile. Per noi è stato utile usare un gruppo che non avesse più di 8 persone, usare un gruppo che avesse una forma di gruppo aperto, quindi con persone che continuamente avevano un ingresso e quando erano a fine del percorso uscivano dal gruppo, in maniera che il gruppo avesse sempre diverse fasi di avanzamento all'interno del gruppo rappresentato lì dentro. È stato importante poi scegliere, e questa è una scelta di campo nostra, ma probabilmente qualcuno declinerebbe questa cosa in maniera un pochino diversa, la curiosità, il non giudizio, la contestualizzazione come strumenti proprio sistemici importanti e come regole che noi proponiamo anche al gruppo, no? Quindi queste sono le nostre scelte di campo. Beh, quello che però consigliamo a chi approccia con i gruppi è tenere conto che nello scegliere il terreno, ad esempio, sta facendo una scelta importante anche rispetto a come poi andrà il gruppo, no? Lo scegliere il setting, le regole, il tipo di gruppo, eccetera, fa una grossa, e il definirle chiaramente all'inizio fa una grossa differenza tra avere poi una buona riuscita del gruppo o avere un gruppo che rischia di droppare, no? Quindi noi ci siamo mossi in base a delle nostre premesse, però alcuni fattori rimangono importanti. Il fatto che poi non ve le spieghiamo tutte nel dettaglio, però ci sono degli aspetti che riteniamo che siano fondamentali proprio da rispettare per la buona riuscita del gruppo. Lo scegliere gli strumenti da utilizzare, Marco li ha citati poco fa, noi iniziamo con quelli e poi man mano vediamo in che modo integrare le nostre mappe anche a livello di strumenti. Rispetto al come seminare dipende, riprendendo un po' l'intervento di prima, nel qui e ora, perché appunto in un gruppo aperto, ad esempio, se consideriamo il gruppo aperto, le entrate e le uscite dei partecipanti è in continuo, è in itinere e quindi ci sono avanzamenti del gruppo differenti e specifici per ognuno, dobbiamo capire che il seminario per ognuno ha degli effetti, su uno ha degli effetti su quella persona in un modo, su un altro in un altro, quindi c'è tutta un'attenzione, no, anche nel seminario per permettere poi di far germogliare bene ciò che stiamo facendo. C'è da porre una certa attenzione. Poi non andiamo nello specifico perché sarebbe lo specifico della nostra esperienza e invece vorremmo che queste fossero un po' delle linee guida, no? Non da studiare, leggere e da considerare alla lettera, ma da integrare ognuno nella propria esperienza. E i trucchi sono i trucchi che poi ognuno di noi come terapeuta sono quegli strumenti che noi tendiamo a utilizzare e che ci aiutano nel nostro lavoro, no? C'è chi per fare il sugo mette un po' di zucchero, ok? C'è chi non lo fa, però poi ognuno deve sentire che cosa è un abito su misura per sé nel modo di lavorare.
Se posso, mi interessa molto quest'ultima indicazione di Cinzia, nel senso che mi pare che abbiate fatto un lavoro a partire da un'idea nuova e originale, un lavoro che invita gli altri che vi leggeranno ad essere nuovi e originali a loro volta, anche se magari con l'ausilio di qualcuno che ci è passato prima. Marco diceva che è meglio non innamorarsi degli strumenti, evidentemente ancora peggio innamorarsi di quelli altrui. Ah, assolutamente. No? Quello che io dico continuamente agli allievi, quando vedete nei video le cose fatte da Luigi Boscolo, non rifatele a casa se non avete la presenza di Luigi Boscolo, e non rifate le cose di Cecchini se non avete la faccia di Cecchini, insomma, no? Quindi non rifate le cose di Giordano e Curino se non avete la loro presenza, la loro voce, il loro ritmo, eccetera. Ma questo, come dire, i nostri maestri ci hanno dato in fondo questo mandato di essere sempre originali, una specie di maledizione, no? Qualche volta ci viene bene, a voi è venuto bene, insomma. Detto questo, volevo capire, rispetto al vostro lavoro con i gruppi, come avete considerato la questione gruppo chiuso, gruppo aperto, cioè il vostro è un gruppo che parte tutto insieme e arrivano in fondo quelli che sono partiti, oppure è un gruppo che presuppone anche un avvicendamento di viaggiatori, insomma. Il gruppo prevede come un treno in viaggio, non ci sono delle fermate prestabilite, ma quando uno è pronto a scendere, no, a un certo punto scende dal treno qualcuno entra, qualcuno sale sul treno e fa il suo pezzo di viaggio. Quindi il gruppo, noi abbiamo iniziato con gruppi aperti, dove c'era un turnover di partecipanti e dropout basso, direi. Molto basso. L'efficacia alta anche rispetto alla terapia individuale, rispetto alle questioni trattate, e i tempi molto più brevi. Questi erano degli elementi per noi importanti, cioè stavamo vedendo che succedevano delle cose, e in modo etico, quando capivamo che una persona poteva salire su quel treno e avrebbe avuto dei vantaggi con dei tempi migliori, no? Allora lo proponevamo, e quindi da questo punto di vista abbiamo tenuto il gruppo aperto e abbiamo iniziato in modo incosciente con 3 sole persone e poi siamo andati a regime, stando sulle 7, le 8, no? Mantenendoci 6-8, mai superando l'8, ma per scelta, e mai scendendo sotto un certo numero, con l'accuratezza appunto di integrare nel momento in cui comunque il gruppo era pronto ad accogliere, no? Le fermate non erano obbligate. Quando ci accorgevamo che nella fase del gruppo c'era una potenziale accoglienza di un nuovo membro, a quel punto veniva proposto. C'è sempre un'attenzione a tanti livelli da questo punto di vista. Questo è molto interessante, perché spesso i colleghi sono chiamati a gestire gruppi, per esempio nelle strutture, dove quindi l'esigenza di avere un gruppo aperto e un turnover che segue i percorsi, no, dei membri individuali. Del gruppo, i percorsi individuali dentro la struttura è necessario, insomma, per cui è una questione. Sì, tra l'altro noi abbiamo trovato che il gruppo aperto consente una serie di vantaggi straordinari, perché essendo presenti punti diversi di avanzamento, ma di persone che hanno in comune un punto di partenza, cioè tutti partono da una difficoltà, se io però entro oggi in un gruppo e mi rendo conto che dopo un mese saluto una persona che è lì magari da 6 mesi e che ha concluso il percorso, lui mi può far sentire concretamente, fisicamente, che lui è partito come me, ha fatto una strada e sta andando. Yalom parlerebbe di infusione della speranza, no? Si crea questo fenomeno, crea un'aspettativa straordinaria, perché non è un terapeuta che mi dice vedrai che poi starai meglio, lo vedo, e in più c'è qualcuno che è a metà del suo percorso che mi dice anch'io sono partito, che ero incasinato un po' come te, non sono ancora pronto per uscire, però sono già un pezzo avanti, sto già un po' meglio. Caspita, questa è una potenza straordinaria dal punto di vista del nuovo ingresso nel gruppo e la capacità di essere trainato all'interno di questa aspettativa positiva consente e favorisce l'emergere davvero di grandi livelli di novità. No?
noi questa la consideriamo proprio ricchezza, cioè il gruppo è ricchezza, il gruppo non è utilizzato per ripiego come si rischia di fare nei contesti pubblici in questo periodo, no? Mettere, vedere più persone in meno tempo e con costi minori, ma è una ricchezza perché ci permette appunto di far vivere certe situazioni. Sì, Woody Allen diceva: facevo terapia di gruppo perché non avevo ancora abbastanza soldi per andare da un terapeuta privato. Nell'avventurarci in questa cosa qua, noi ci siamo resi conto che in realtà la terapia di gruppo, perlomeno per come l'abbiamo vissuta noi, per come l'abbiamo sperimentata noi, si è rivelato uno strumento in alcune condizioni addirittura migliore della terapia familiare o migliore della terapia individuale. In termini di efficacia, di rapidità, di delicatezza e di rispetto nei confronti delle persone. Quindi oggi forse Woody Allen ci direbbe di fare una terapia di gruppo perché è meglio. Un po' parlato della questione del pubblico, quindi dei gruppi all'interno di strutture pubbliche, che forse è una collocazione che in questo momento è particolarmente significativa data la crisi e quindi un po' per bilancio dei conti. Ma ci sono dei sviluppi che voi vedete al di là del privato e di questo tipo di pubblico per il gruppo di terapia sistemica? Qualcosa? Cechin ci diceva che in qualità di sistemici nel nostro lavoro non avremmo mai dovuto considerare solo la sistemica e applicarla, ma dovevamo e avremmo dovuto in futuro rimanere sempre attenti al contesto sociale, culturale, eccetera, eccetera. Credo che questa domanda ben si integri con questo pensiero, no? Io credo che la terapia di gruppo sistemica, la terapia sistemica in generale, la terapia di gruppo in particolare, debba mantenere questa apertura, debba poter accogliere in questo periodo ad esempio la crisi, no? E farne di necessità virtù. Cioè in questo momento davvero può essere una necessità, però è anche un modo di conoscere qualcosa che può essere molto utile. Quindi anche in un'ottica di integrazione con altri servizi di collaborazione. Sì, assolutamente. Teniamo conto che il pensiero sistemico a cui facciamo riferimento a partire dalle Messi Conferences parte da una constatazione di un'iperspecializzazione dei saperi senza contatto tra i saperi e si pone il problema di un'integrazione dei saperi. Quello che avviene nel gruppo è un'integrazione dei saperi esperienziali delle persone, ma possiamo immaginare livelli di integrazione di altri tipi di saperi, no? E crediamo che in questa fase, con questo livello di complessità, con la rapidità con cui i cambiamenti vanno avanti e con l'inadeguatezza, per esempio, della frantumazione delle polarizzazioni di fazioni anche all'interno della società che fanno fatica a parlarsi, a mettersi d'accordo, a capire il senso l'uno dell'altro, il non giudizio, il rispetto, l'ascolto, il capire, la curiosità, forse potrebbero diventare degli strumenti sociologicamente anche, vorrei dire quasi politicamente, importanti da giocare in questa fase. Poi torniamo nel nostro piccolo e ci mettiamo a fare le nostre cose, però se vogliamo possiamo un po' volare, insomma. Scusate, io volevo notare soltanto che il carattere di novità di questo lavoro probabilmente si vede anche dal fatto che in questo momento da casa abbiamo un numero di persone che ci seguono più alto della nostra media, ma nello stesso tempo abbiamo un numero di domande più basso della media, quindi questo mi fa pensare a un certo interesse ma anche a un certo disorientamento. Per cui prendevo un attimo la parola per ricordare che chi ci segue può fare domande agli autori sulla pagina Facebook del Centro Milanese di Terapia della Famiglia oppure via SMS al 335-62-98897. Una curiosità. Io sono rimasta affascinata dalle metafore che avete utilizzato nel vostro libro ed è una che gira un po' qui da un paio di giorni, no? La maionese, no? La maionese impazzita. Allora, io sono curiosa, voglio sapere la storia della maionese. Della maionese ve ne deve parlare il Marco, perché è roba sua, è tutta roba sua. Okay. Ciao mamma. Io sono cresciuto in un ristorante e da bambino guardavo mia madre che cucinava
e facevamo la maionese fatta a mano, no? E ogni tanto, siccome dovevi farla tanta, la maionese impazzisce. Allora, insistendo a mettere nuovo olio, uova, altri ingredienti dentro la bacinella della maionese impazzita, mi sono accorto che la maionese impazziva tutta quanta. E mia mamma mi spiegava, guarda, fai un piccolo piattino di maionese buona e aggiungi... Quindi lasciando da parte, tutti gli ingredienti impazziti. Fanne una che ti venga bene, con un uovo. Comincia con quello e poi quella impazzita, un cucchiaio per volta, lo aggiungi. Il fenomeno straordinario è che se aggiungevo quella buona in quella impazzita, impazziva tutta. Se aggiungevo quella impazzita poco per volta in quella buona, diventava tutta legata, cremosa, vellutata. Ma glielo spieghiamo cosa c'entra. Sì, glielo spieghiamo cosa c'entra. Quello che succede in un gruppo è proprio questo. Il terapeuta deve avere un'enorme cura del clima emotivo e delle regole che valgono dentro il gruppo, perché se un gruppo ha regole impazzite, frantumate, di conflittualità, e una persona entra nel gruppo, finirà per essere trascinato in quella polarizzazione, ok? Mentre se una persona nuova fa il suo ingresso in un gruppo che è legato, capace di comprendere, di proteggere, di sostenere, anche di stimolare, perché poi non vogliamo dei gruppi troppo mosci, anche gruppi belli tosti, capaci anche di una conflittualità però sana, no? di esprimersi con forza, ma con la voglia di capire e non di giudicare l'altro. Allora l'importanza è quello di calcolare i nuovi ingressi rispetto al gruppo con grande attenzione sul momento del clima emotivo che si sta vivendo, perché c'è il rischio che se non ho una buona maionese anche un nuovo ingrediente potrebbe impazzire a sua volta, quindi bisogna avere molta cura di questa stabilità. Il modo in cui ovviamente vengono tenuti insieme questi ingredienti dipende in primis dai terapeuti, quindi se all'inizio sono i terapeuti che fanno rispettare quel clima, quelle regole, quel tutto, e se questa prima parte viene fatta bene, poi è il gruppo stesso che le fa rispettare, no? E non c'è nemmeno più bisogno di fare chissà quali interventi, perché è il gruppo che li ripropone a chi entra man mano, in questo senso viene integrato. Lasciando milanese basta esprimere un desiderio, insomma, è arrivata una domanda da una collega che dice, intanto premette di essersi connessa da poco, per cui spera di non fare una domanda già discussa, però credo di no. Che differenza c'è tra un gruppo definito terapeutico e un gruppo di condivisione? Sto pensando ad esempio ai gruppi di sostegno alla genitorialità e non quelli psicoeducativi, oppure a gruppi in cui si affronta un tema specifico come gruppi AMA, alcolisti anonimi, eccetera, eccetera. Dovresti rispondere a questa domanda. No, la Stefania ci ha lavorato tantissimo su questo tema. Ma io accenno solo che la differenza principale è loro, è il terapeuta. No, un gruppo di terapia sembra che c'è. Sì, è in voi credo anche che sia il livello di qualitativo di... con cui viene trattato lo stesso argomento. È possibile trattare lo stesso argomento, che può essere la genitorialità, l'alcolismo o qualunque altro argomento, però nel momento in cui andiamo a riconnetterlo con le strutture di personalità, con l'identità, con le premesse del processo di significazione che le persone hanno, stiamo andando a toccare le origini dei significati. Mentre invece gruppi di supporto, gruppi di autoaiuto, normalmente riordinano i significati esistenti. Quello che noi cerchiamo di fare, e che distingue il gruppo terapeutico dal gruppo di supporto, è di aumentare lo spazio di libertà attraverso cui si produce il significato, non soltanto di riordinarlo, okay? Ma di incrementare proprio i gradi di libertà che ci sono. Nel nostro agire c'è proprio l'agire terapeutico, siamo consapevoli di andare a fare un lavoro a un certo livello, no?
nei gruppi di sostegno o nei gruppi alla genitorialità spesso ci sono indicazioni a volte più quasi pedagogiche, no? Nel modo di dei consigli. Noi non diamo consigli, noi lasciamo che le persone trovino i consigli da darsi. Nei gruppi di automutuo aiuto appunto manca il supporto terapeutico, se non in alcune fasi, e le persone si sostengono, cioè cambia proprio il tipo di approccio. Anche l'obiettivo. Gli obiettivi, certo. Poi è vero che anche un gruppo di automutuo aiuto per alcuni può essere terapeutico, no? Ma questa non è la finalità principale, quello può essere, però senza nulla togliere, sono dei lavori diversi, completamente differenti. Sì, a volte terapeutico anche andare al mare. La questione è che forse stiamo parlando di terapeutico nel senso che ti fa bene lì, noi stiamo parlando di terapia, quella con la T maiuscola, quella che ti mette in condizione di avere davvero nuovi strumenti, non di usare meglio gli strumenti che hai. Quindi qui c'è una differenza che credo che sia veramente radicale con me. E non c'è da confondere anche la capacità di aprire le pance, no? Il vecchio Maurizio Costanzo riusciva a far piangere le anoressiche in televisione ed era bravissimo nel farlo. Il problema è che poi le lasciava lì con la pancia aperta e diceva adesso pubblicità, no? Qualcosa produceva, però fuori dal video, senza avere cura di ricucire quella pancia che era stata aperta. Un terapeuta fa in maniera che se apre una pancia poi la chiude, no? E questa è una garanzia che viene fornita a chi, che deve essere garantita, a chi entra in un gruppo. Quindi la protezione, la delicatezza che c'è nei confronti del paziente viene garantita dal terapeuta. In ogni fase del gruppo questo. Mi veniva a pensare anche alla responsabilità. In qualche modo in un gruppo di automutuo aiuto è vero che ognuno si assume la responsabilità della propria cura, però è equamente distribuita. In quel momento, cioè, nella terapia di gruppo, il pezzo di responsabilità più grande ve la prendete un po' voi, cioè voi terapeuti, però delegate comunque la responsabilità all'altro, ma la responsabilità di ciò che accade nel qui e ora, non la responsabilità della vita, ma la responsabilità dell'aprire le pance, richiudere, connettere, è più del terapeuta. Noi ci prendiamo, noi in qualità di terapeuti ci prendiamo questa responsabilità, poi come accennavi diamo a ogni partecipante al gruppo la responsabilità, restituiamo la responsabilità di ciò che dice, no? Questo è il concetto di autoreferenzialità, cioè anche se fai un intervento su qualcun altro, però sei tu che lo stai facendo in base al tuo sistema di valori, alle tue mappe, no? E quindi c'è da capire anche qual è il significato dentro la tua storia, non solo nella storia di chi riceve il quindi feedback. Per l'osservatore, non solo per l'osservato. Esatto, per entrambi e poi per tutto il gruppo ovviamente. Scusate, una domanda che può sembrare ingenua, no? Però come giustamente avete spiegato all'inizio, il vostro lavoro con i gruppi si distacca parecchio dal lavoro con la famiglia, no? Io mi ricordo, insomma, all'inizio si definiva una famiglia un gruppo con storia, per distinguerla evidentemente da un gruppo che nasce, no? Con storie. Con storie, bellissimo. No? Per cui, come dire, intanto già dal punto di vista tecnico rispetto al lavoro sistemico a cui siamo più abituati è sicuramente qualcosa di differente. Allora da qui viene la domanda ingenua. La domanda si diceva una volta del pulitore di finestre, cioè se uno passasse fuori dalla finestra mentre voi state lavorando, insomma, da che cosa distinguerebbe un gruppo a conduzione sistemica da un gruppo condotto con un modello più tradizionale, insomma? Pensiamoci. Magari guardandolo da fuori non lo riconoscerebbe. No, certo, però perché intrattenendosi un po', insomma. E magari la specificità di un gruppo e magari la specificità di un gruppo sistemico. È che ci sono le storie. È appunto un gruppo con storie, cioè dietro ogni partecipante. Noi non consideriamo ogni persona come persona che interagisce con le altre persone, punto, all'interno del gruppo e presenti fisicamente nel gruppo.
Noi nel momento in cui ci interfacciamo con ogni singolo membro e i membri si interfacciano tra di loro, consideriamo che dietro ognuno di loro c'è una famiglia, no? C'è quindi una storia e quindi stiamo connettendo storie diverse, no? Sì, forse possiamo anche fare un esempio molto concreto. Nel momento in cui io dico, attenzione perché forse ti stai arrabbiando con lui, ti metto lì questa ipotesi, no? Forse ti stai arrabbiando con lui perché quella parte che lui sta esprimendo in questo momento del gruppo è proprio quella parte che nel tuo contesto di apprendimento familiare era non adattiva e tu hai imparato a bastonare dentro di te. Tant'è vero che non te la permetti nella vita di tutti i giorni, ok? Improvvisamente questa cosa dall'idea ingenua, sto osservando una realtà, è un cretino, è detestabile quella persona, oggettivamente, produce un'assunzione di responsabilità alla luce dei propri contesti e illumina la parzialità di quella visione, che è visione dell'altro ma anche contemporaneamente visione di se stesso. Allora, io non credo che questo avvenga con questo livello di complessità, quindi gioco sul passato, gioco su come ti stai giocando sul presente e come ti muovi nel presente simbolico. Questo livello qua non lo conosco nelle altre terapie, non mi sembra che sia frequente nelle altre terapie. Snocciolato di continuo e in presa diretta, allenando le persone a fare questo lavoro. Ovvio, questo è un tipo di lavoro che ha senso fare di tanto in tanto, è uno strumento estremamente costoso e raffinato, come la causalità circolare, è una causalità o più complessa che circolare, è uno strumento che a volte rende troppo faticosa la vita di tutti i giorni e delle volte è meglio pensare in termini di causalità lineare, commettendo un errore, ma può risparmiare un po' di energie. Insomma, se uno mi taglia la strada in macchina, non vado a pensare che ha avuto dei traumi da piccolo, per cui la macchina è un meccanismo di compensazione attraverso cui lui sta... Penso che è un tiro. So di commettere un errore, però è più economico, altrimenti non vivrei più. Okay. Quindi c'è un intersecarsi costante di storie diverse. E tra l'altro quello che ha descritto Marco poco fa è quello che abbiamo definito come family renaissance. Certo. Okay. Il segreto. Mi viene da pensare, proprio in questo momento sto riflettendo pensando ad altri gruppi che ho in testa, che magari non sono gruppi propriamente terapeutici, no? Però spesso si viene a creare all'interno del gruppo quel fenomeno per cui si creano delle microalleanze, no? Le amicizie, degli spazi comunque più intimi, no? Ed è possibile che vengano fuori, no, quelle storie di intimità, quindi quei segreti, che poi trovano una manifestazione all'interno del gruppo. Ora ho un po' in mente il modo in cui, no, viene trattato il segreto, il significato del segreto all'interno della famiglia. Ma mi chiedo, questa cosa avviene è avvenuta nei vostri gruppi e come avete trattato, come l'avete affrontato? Che si possano creare, ecco, ad esempio noi nei nostri gruppi rispetto ad altri approcci e altre terapie non abbiamo mai incentivato la cosa, ma non abbiamo mai chiesto alle persone di non vedersi fuori dal gruppo. Questa è un'altra differenza rispetto ad altri contesti. Non siamo lì a distribuire i numeri di telefono, ok? Poi però se due persone all'interno del gruppo hanno un maggior affiatamento e decidono di vedersi fuori, noi rispetto a questo non ne incentiviamo la cosa né la ostacoliamo. Questo fa sì che le persone poi in realtà non la vivano come segreto, ma ne parlano eventualmente nel gruppo e una ricchezza che si crea fuori dal gruppo per alcuni può diventare, portata all'interno del gruppo, uno stimolo per tutti, no? Quindi questa è una differenza importante rispetto ad altre terapie. Quindi il nostro pulitore di vetri, ad esempio, può osservare anche che succede questo, no? All'interno. Il segreto poi per noi assume un altro aspetto, un'altra sembianza, perché in una certa fase nei nostri gruppi
c'era il segreto rispetto a ciò che avevano vissuto in altri momenti, in altre circostanze della loro vita. Quindi una delle nostre regole del gruppo è la trasparenza, proprio in antitesi col segreto, e abbiamo utilizzato la trasparenza anche nella conduzione del gruppo, quindi ognuno si apre ma si sente protetto, e noi stessi nel confrontarci all'interno del gruppo, se necessario, siamo molto trasparenti, non abbiamo bisogno di andare dietro lo specchio per dirci le cose, no? Ce le diciamo davanti anche al gruppo se lo riteniamo opportuno. Credo che questo contribuisca, aiuti le persone anche a potersi ascoltare, a potersi sentire narrare e anche quindi a potersi guardare con occhi differenti, no? Sì, la trasparenza poi ti permette di usare anche gli strumenti che si usano abitualmente anche in terapia sistemica, familiare, sono lo splitting, il reflecting team, e la trasparenza dal nostro punto di vista è poi molto ampia, fino a esplicitare che se noi vediamo che c'è un momento di crisi di una di quelle persone che partecipano al gruppo, trasparentemente gli proponiamo un incontro individuale dove potremmo anche venire a sapere dei segreti, e trasparentemente diciamo ci sono delle cose che non stiamo dicendo perché stiamo cercando di convincerlo a dirvele, ok? Quindi la trasparenza viene detta anche nel momento in cui c'è un rispetto di una fatica, ma questo qualifica gli altri, come dire, c'è davvero qualcosa che non riesce a dire, che fa fatica a dire, però la nostra scelta è di non dirla in questo momento perché c'è bisogno di rispettare questo momento. Quindi è un'interpretazione veramente estensiva della trasparenza. Da casa Valeria Fassi manda complimenti e saluti e domanda: i conduttori sono sempre due? È pensabile un gruppo con un solo terapeuta? Dunque, raccolgo un altro paio di messaggi che stanno arrivando. C'è qualcuno che non si firma ma fa una bella domanda: quando si può dire conclusa una terapia di gruppo? Come avere feedback sugli esiti dei singoli e del gruppo? E poi credo che ci sia qualcos'altro, se avete un attimo di pazienza. È Massimo Schinco che semplicemente ci segnala che in treno non riesce a seguirci, ma vi manda i saluti. Grazie. Da dove partiamo? Da ringraziare la Valeria Fassi. Allora, e si può condurre con un solo terapeuta. Beh, come sistemici noi preferiamo essere in due, e l'ideale sarebbe anche quello di mantenere il gender differente. Parliamo di ideali, di situazioni ideali, poi facciamo i conti anche con la realtà. Il fatto di essere due, un uomo e una donna, permette ovviamente all'interno del gruppo di vivere più situazioni. Come accennavamo in precedenza, ci sono tutta una serie, i terapeuti spesso finiscono per assumere un ruolo genitoriale, quindi meglio se sono due, anche per tutta quella serie di risonanze che su di loro si mettono e si possono rivivere. Siamo consapevoli che in alcune situazioni spesso accade che ci siano due donne perché siamo in numero maggiore e quindi ci accoppiamo in modo differente. Si toglie ricchezza al gruppo, se necessario, però si toglie ricchezza al gruppo, io lo vedo un po' così. Poi tutto è possibile, insomma, non è... Io credo che si possa fare tutto sapendo quello che si fa, lavorando con una complessità così elevata, nel momento in cui io sto dando, le persone normalmente sono in cerchio, sto dando attenzione a questa parte del cerchio, c'è una parte del gruppo che io visivamente non ho sotto controllo. Il fatto che ci sia un coterapeuta che mi controlla quella parte e capisce che uno è sbiancato per una cosa che ho detto da quella parte, e come diciamo nel libro, con i segni della briscola, mi fa capire di andare a recuperare quell'altro, è un aiuto straordinario, perché c'è la posizione, è come se noi presentificassimo lo specchio unidirezionale che siamo abituati ad avere in terapia,
che ti consente quell'attimo di pace, di distanziamento e di ricognizione del sistema, che chi è in prima linea e sta gestendo direttamente la relazione fa fatica spesso ad avere. Quindi tendenzialmente è meglio essere in due su questo livello di complessità. Proprio nel rispetto della complessità che la terapia di gruppo approcciata in modo sistemico richiede, insomma, presenta. Forse poi c'era una domanda sulla chiusura. No? Sulla conclusione, come avere dei feedback sugli esiti dei singoli e del gruppo? I feedback a volte arrivano, a volte no, e dipendono dalle persone. Noi nel nostro libro abbiamo raccolto alcune testimonianze proprio di persone che molto spesso rimane una sorta di affetto, no? con le persone che hanno partecipato al gruppo, e quindi c'è stato possibile raccogliere un po' il clima e i feedback, appunto, da alcune di queste persone, alcuni verbali, altri scritti, e quelli scritti li abbiamo riportati pari pari in conclusione, no? Non per dire ha funzionato, siamo stati bravi, ma proprio per permettere alle persone di capire che cosa davvero si vive e si prova in terapia. E quindi li abbiamo raccolti, diciamo, un po' per caso i feedback, non abbiamo fatto un lavoro metodico e organizzato su questo. Sì, poi sul criterio di fine terapia, in qualche maniera noi ragioniamo sempre sull'imperativo etico di von Foerst, per cui la nostra domanda è: uno, abbiamo ottenuto un ampliamento delle scelte possibili? Sì. Seconda domanda per il fine terapia: questa persona ha solo aumentato le scelte o ha imparato ad aumentarle? Perché se ha imparato ad aumentarle, allora forse potrà aumentare le scelte possibili fino alla fine della sua vita. Potenzialmente potrebbe stare in terapia tutta la vita, ma può anche fare senza, perché ha imparato, ha finalmente uno strumento, ha imparato questa cosa. E quindi dove la vita lo porterà e quali ampliamenti effettuerà, questo dipende solo da lui. Però c'è un'autonomia, stiamo promuovendo autonomia e libertà di scelta. E per quanto riguarda la libertà di scelta, quindi non è detto che si sia noi a dire a una persona hai concluso la terapia, no? Ci sono persone che a un certo punto arrivano e dicono: io credo di aver raggiunto un buon livello, mi sento pronto ad uscire. Tendenzialmente noi non ostacoliamo mai questa scelta, ma eventualmente la supportiamo, no? Aiutiamo la riflessione rispetto alla scelta, ma eventualmente la supportiamo cercando. Magari possiamo anche non essere completamente d'accordo, ma se una persona l'ha pensata così, è importante che questo rientri nel proprio, se non è una difesa per cui sta lasciando, può essere che noi non abbiamo visto tutto durante il lavoro, perché un pezzo di lavoro la persona l'ha fatto un po' in sordina, no? E quindi si sente pronta a sperimentare fuori. Noi riteniamo, anche in base all'autoreferenzialità, che è un modo di prendersi cura e la responsabilità di se stessi. È possibile che torni? Noi è un gruppo almeno parzialmente diverso. No, questa è una domanda importante, perché come tante altre, quasi tutte le altre sono state fatte, anche tutte, noi ci siamo resi conto, proprio per esperienza, che reinserire una persona che ha già frequentato quel gruppo nello stesso gruppo fa sì che la persona entri sentendosi un po' il balletto della situazione, no? Padrone di casa. È un po' il padrone di casa, e questo di solito non aiuta gli altri a sentirsi liberi, no? E quindi va a distorcere un po' il lavoro. È presente? Sì. Quindi non reinseriamo mai una persona che viene dal gruppo nel gruppo in cui ha fatto parte. Magari se si ripresenta, facciamo un pezzo eventualmente di lavoro individuale prima, no? Di modo che se proprio deve entrare nel gruppo, entra con altre caratteristiche in un altro gruppo, se c'è la possibilità. A proposito di feedback, c'è in uno di quelli l'accenno ad un'esperienza che è un po' irriverente, come direbbe Cecchin, rispetto al modo di condurre una seduta del Milan Approccio. Allora, l'esperienza cavalli, quindi. Vabbè, sì. L'esperienza cavallo.
Mi piacerebbe che ce la raccontaste un pochino e ci spiegaste anche un po' il senso che aveva in quel contesto lì, perché l'avete scelto. Sì, ce la raccontiamo un po' insieme. Beh, innanzitutto vi sveliamo noi un segreto, che questo, l'esperienza a cavallo era una parte che avevamo inserito nel libro che poi abbiamo tolto. Però ci avete scoperto. È un'esperienza un po' fuori dagli schemi, perché abbiamo portato per ben due volte il gruppo di terapia, cambiato nel frattempo, alcune persone sono ripetute, altre sono state diverse in anni diversi. Abbiamo portato il gruppo che in quel momento faceva terapia, integrato di vecchi partecipanti che avevano finito il percorso, non che volevano rientrare, ma che volevano condividere un'esperienza, no? Quindi in quel momento eventualmente il feedback. Li abbiamo portati a fare questa esperienza dalle parti di Genova, quindi fuori dal nostro contesto, fuori dal setting tradizionale, un po' irriverenti quindi rispetto alle modalità classiche, no? E andando comunque a ripescare altri autori che invece lavori on the road li hanno anche fatti, e in un contesto dove sei spiazzato rispetto ai tuoi schemi tradizionali, quindi il tuo focus identitario, no? Viene messo un po' in gioco. Il cavallo non parla, quindi uno degli aspetti importanti è quello che, per farti capire, non puoi parlare al cavallo come parli all'interno del gruppo o come parli con un amico, come parli in generale, ma devi farti capire. E molto spesso le persone che partecipano al gruppo invece pretendono di spiegare, giustificarsi, no? Giustificare i propri atteggiamenti e comportamenti senza alla fine mettersi in gioco. Il cavallo non le ascolta queste frasi qua, ok? Quindi una volta che sei sul cavallo, per farlo andare avanti devi entrare in sintonia, devi riposizionarti in qualche modo, no? Nel qui e ora della tua esperienza. Quindi il cavallo se ne fotte di che vita hai avuto in un altro tempo, in un là e allora, no? Sì, puoi aver avuto la triste storia, ma il cavallo, al cavallo non interessa. L'altra questione è che quando sei a cavallo dipendi per la vita e per la morte dal cavallo, che è più grosso di te e più potente di te. Questo replica in piccolo l'esperienza che ha un bambino nella relazione con l'adulto, con la famiglia, o che ha il partecipante del gruppo nella relazione con il gruppo nel suo insieme. Il gruppo è più grosso di te, no? Quindi si rinnova l'esperienza della dipendenza e le persone tendono a rigiocarsi la carta che è stata vincente, cioè faccio con il cavallo quello che ho fatto con i miei. Quindi chi ad esempio assumeva un atteggiamento prepotente all'interno dell'ambito familiare, magari a volte anche arrogante all'interno del gruppo, proponeva la stessa modalità sul cavallo, ma il cavallo sgroppava. No? ad esempio, no? Che era convinto nella sua vita di non poter andare avanti, perché è stato abituato in famiglia a non valere molto, lascia stare che non sei capace, eccetera, eccetera, a giocarsi in secondo piano all'interno del gruppo. Il cavallo rimaneva inchiodato, alcune volte indietreggiava, no? Magicamente, e la persona pensava di volerlo far andare avanti. Quindi il cavallo ti replicava in modo molto semplice, immediato, appunto nel qui e ora, quello che era la tua storia. E qui si aprivano degli spazi di riflessione molto interessanti, che erano sempre giocati sulle nostre prestacchiere, una delle quali era quella del cavallo in quel momento, insomma, era lo stimolo per far partire un po' di riflessione. La questione è che mettersi alla prova sul cavallo significava verificare fisicamente che quando avevo capito che quella roba lì la facevo perché in quel tempo la funzionava, ma che adesso non funziona più, improvvisamente mi mettevo a fare delle cose diverse, il cavallo si accendeva, funzionava. No? Perché ogni tanto qualcuno diceva sto cavallo è rotto. No? Okay. Quindi è stata un'esperienza molto interessante. Ma voi siete saliti pure a cavallo? Sì, sì. Di nascosto. abbiamo provato prima se funzionava. Non fare figuracce. Grazie. Grazie a voi.